Abbiamo ricevuto in sorte, cioè come destino, il dono dell'amicizia con Gesù. La nostra vocazione è vivere da amici del Signore, lo stesso dono ricevuto dagli Apostoli. Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, una riflessione a partire dalla liturgia della parola del giorno in cui ricorre la parola sorte. Tutti noi cristiani abbiamo ricevuto l'accesso al cuore di Gesù. È un dono che il Signore conserva per sempre. Lui è fedele a questo dono. La missione della Chiesa richiede la collaborazione di tutti noi, lo ha detto il Pontefice ieri a Regina Coeli nella festa dell'Ascensione. Ciascuno, in forza del battesimo, è abilitato ad annunciare il Vangelo. Cristo risorto invia tutti noi, come gli Apostoli, per porre segni concreti e visibili di speranza. Si tratta, spiega Francesco, di essere uomini e donne dell'Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, avere occhi e cuore per incontrarlo, servirlo e testimoniarlo agli altri. Il Papa esprime vicinanza al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane duramente colpite dal grave attacco contro i luoghi di culto. Insieme invochiamo il Dio della pace, nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza, ma di riconciliazione e fraternità. Un videomessaggio del Santo Padre ai partecipanti alla Veglia Mariana Internazionale dei Giovani in preparazione alla prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi. In collegamento a ragazzi da 4 paesi, Francesco li ha incoraggiati a non lasciarsi zittire. Abbiamo ricevuto in sorte l'amicizia con Gesù, cioè come destino, non per caso, e la nostra vocazione è quella di rimanere amici del Signore. Lo ricorda Papa Francesco nell'omelia della messa stamani a Casa Santa Marta. Tante volte però noi ci allontaniamo con i nostri peccati, con i nostri capricci, ma Lui è fedele. Pensiamo questo, Lui non rinnega questo dono, non rinnega noi. Lui aspetta sino alla fine. E quando noi, per la nostra debolezza, ci allontaniamo da Lui, Lui aspetta, Lui aspetta. Lui continua a dire, amico, ti aspetto. Amico, cosa vuoi? Amico, perché con un bacio mi tradisci? Lui è il fedele dell'amicizia. E noi dobbiamo chiedere questa grazia di rimanere nel suo amore, rimanere nella sua amicizia, quell'amicizia che noi abbiamo ricevuto come dono in sorte da Lui. La festa dell'Ascensione del Signore racchiude due elementi, il cielo e la missione. Lo ha detto il Pontefice ieri introducendo la preghiera del Regina Coeli nella domenica in cui in Italia e in tanti altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione. Un evento, ha rilevato il Papa, che viene subito dopo la missione che Gesù affida ai discepoli. Da una parte orienta il nostro sguardo al cielo, dove Gesù glorificato siede alla destra di Dio. Dall'altra parte ci ricorda l'inizio della missione della Chiesa. Perché? Perché Gesù, risorto e asceso al cielo, manda i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Pertanto l'Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo per poi rivolgerlo subito alla terra, attuando i compiti che il Signore risorto ci affida. Quella di andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo ad ogni creatura è una missione sconfinata che supera le forze umane, esclama il Papa. Sembra davvero troppo audace l'incarico che Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini semplici e senza grandi capacità intellettuali. Eppure questa compagnia, irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo, è inviata a portare il messaggio d'amore e misericordia di Gesù in ogni angolo della terra. Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con la forza che Dio stesso concede agli Apostoli. La missione loro affidata sarà sostenuta dallo Spirito Santo. Essa prosegue ancora oggi e richiede la collaborazione di tutti noi. Ciascuno, sottolinea il Papa, in forza del battesimo che ha ricevuto, è abilitato per parte sua ad annunciare il Vangelo. C'è proprio il battesimo, quello che ci abilita e anche ci spinge a essere missionari, a annunciare il Vangelo. L'ascensione del Signore al cielo, mentre inauguro una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo a noi,
ci chiede di avere occhi e cuore per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo agli altri. Si tratta di essere uomini e donne dell'ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, portando la sua parola di salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi incontriamo Cristo stesso nei fratelli, soprattutto in quelli che soffrono nella carne l'esperienza di vecchie e nuove povertà. Come all'inizio, così oggi Cristo risorto invia tutti noi con la stessa forza per porre segni concreti e visibili di speranza. Gesù ci dà la speranza, spiega il Papa, salendo in cielo, ha aperto le porte e la speranza che noi arriveremo lì. La Vergine Maria, quale madre del Signore morto e risorto, ha animato la fede della prima comunità dei discepoli. Aiuti anche noi a tenere in alto i nostri cuori, come ci esorta fare la liturgia, e nello stesso tempo ci aiuti ad avere i piedi per terra e a seminare con coraggio il Vangelo nelle situazioni concrete della vita e della storia. Nella ricorrenza della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Francesco ha salutato tutti gli operatori dei media, in particolare i giornalisti che si impegnano a cercare la verità delle notizie, contribuendo a una società giusta e pacifica. Ha quindi rivolto un pensiero speciale agli alpini, incoraggiandoli ad essere testimoni di carità e operatori di pace, sull'esempio di Teresio Olivelli, alpino, difensore dei deboli, recentemente proclamato beato. Poi, nella giornata che in tanti paesi è dedicata alle mamme, ha chiesto un applauso per loro. Vorrei salutare tutte le mamme, ringraziandole per la loro custodia delle famiglie. Ricordo anche le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a custodirci con la preghiera. Preghiamo la nostra Mamma Celeste che oggi, 13 maggio, con il nome di Nostra Signora di Fatima, ci aiuta a proseguire il cammino. Cari fratelli e sorelle, sono particolarmente vicino al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane della città di Surabaya, duramente colpite dal grave attacco contro luoghi di culto. Elevo la mia preghiera per tutte le vittime e i loro congiunti. Insieme invochiamo il Dio della pace affinché faccia cessare queste violente azioni e nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza, ma di riconciliazione e di fraternità. Preghiamo in silenzio. Il volto di una chiesa che si spinge ai confini, che non è mai ferma, ma cammina per andare incontro ai fratelli e alle sorelle che hanno fame e sete di ascolto, di condivisione, di prossimità e di solidarietà. Così Papa Francesco ha presentato il Circolo di San Pietro sabato durante l'udienza in Vaticano con i membri, esprimendo apprezzamento per il servizio quotidiano alle persone più svantaggiate della città. Il Papa ha rivolto un invito: nella vostra attività non abbiate vergogna della carne ferita del fratello, ma in ogni persona sofferente e bisognosa sappiate scorgere il volto di Cristo. Il Circolo di San Pietro da tanti anni è una bella realtà di assistenza e aiuto ai poveri, un tralcio della ricca e feconda vite della carità, espressione della vigna ecclesiale di Roma. Dal Papa l'incoraggiamento a essere missionari coraggiosi della carità cristiana e a non stancarsi di rendere testimonianza della misericordia e della bontà di Dio, diventando strumenti di consolazione per tante persone fragili e disperate. Il vostro apostolato costituisce un'occasione e uno strumento per corrispondere alla chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi. Attraverso le opere di carità, voi permettete alla grazia ricevuta nel battesimo di fruttificare in un cammino di santità
che è il frutto dell'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Attraverso le vostre iniziative possiate testimoniare il desiderio della Chiesa di accompagnare con le diverse forze sociali le proposte per meglio rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune, appoggiandovi sulla grande ricchezza della tradizione cristiana e sulla dottrina sociale della Chiesa. Sono le parole del Papa a una delegazione dell'Associazione Loggia proveniente dal Belgio, ricevuta sabato in udienza. Con voi ringrazio il Signore che vi ha permesso di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo e farne sorgere il progetto Loggia, nato dalla parte flaminga del Belgio. Abbiate a cuore di manifestare con le parole e le azioni che la fede in Gesù Cristo non è mai sinonimo di chiusura. Essa è dono di Dio offerto a tutti gli uomini come un cammino che libera dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento e la sorgente di una gioia che nessuno può toglierci. Nell'ambito di una società secolarizzata, dove alcuni vorrebbero relegare la religione nella segreta intimità delle persone, l'obiettivo della vostra associazione sottolinea che una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Così, attraverso la vostra presenza nel cuore dell'ambito pubblico e dei media, voi attestate che la scelta di seguire Cristo e di mettere in pratica le sue parole non costituisce mai una perdita di umanità, ma favorisce lo sviluppo dei nostri talenti e delle nostre competenze in vista del bene di tutti, al servizio dell'edificazione di una società più giusta, più fraterna, più umana, secondo il cuore di Dio. Il Papa esorta a chiedere con insistenza l'aiuto dello Spirito Santo e a rendere visibile la comunione delle differenze, di cui lo Spirito Santo è il maestro, il capo progetto, per far crescere una cultura dell'incontro e del dialogo in mezzo alla società. Sotto l'impulso della grazia di Dio possiate umilmente mettere in luce quella santità a cui il Signore ci chiama, costruendo con audacia e perseveranza ponti tra gli uomini, tra le generazioni, tra i diversi ambiti sociali e professionali e riservando un'attenzione particolare ai piccoli, ai poveri e a tutte le persone escluse. Vi incoraggio dunque a mettere in luce, mediante la partecipazione al dibattito pubblico, che il Vangelo è una via di umanizzazione alla scuola di Gesù, nostro Signore e nostro Maestro, non come dei nemici che puntano il dito e condannano, ma con dolcezza e rispetto, senza stancatevi di fare il bene. Se Sant'Ambrogio ci diceva convinto che ogni età è matura per la santità, senza dubbio lo è pure l'età giovanile. Non abbiate dunque paura di essere santi guardando Maria, a San Gabriele e a tutti i santi che vi hanno preceduto e vi indicano la strada. Lo ha detto Papa Francesco nel suo videomessaggio ai giovani riuniti nel santuario di San Gabriele dell'Addolorata a Teramo per la Veglia Mariana Internazionale in preparazione del prossimo Sinodo dei Vescovi. Collegamenti video da diocesi di Panama, Russia, Irlanda e Taiwan. Nella prima parte del suo videomessaggio il pensiero è rivolto a Maria. È bello che dei giovani preghino il rosario, manifestando così il loro affetto per la Vergine. Il suo messaggio, del resto, è oggi più attuale che mai. E questo perché lei è una giovane tra i giovani, una donna dei nostri giorni, come amava dire Don Tonino Bello. Francesco ha quindi presentato ai giovani la santità come un elisir di giovinezza. La santità mantiene eternamente giovani, è il vero elisir della giovinezza di cui abbiamo tanto bisogno. Poi Francesco, rivolgendosi ai giovani collegati dalle altre parti del mondo, ha detto che voi siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non innalzate muri, costruite ponti.
non innalzate muri, costruite ponti, unite le sponde degli oceani che vi separano con l'entusiasmo, la determinazione e l'amore di cui siete capaci. Ai giovani Francesco ha affidato una missione. Insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere l'entrata del dialogo e dalla concordia, per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo. E infine dal Papa un invito ai ragazzi a non lasciarsi zittire. Incontrando tanti giovani come voi in occasione della riunione presinodale del marzo scorso, ho messo in guardia dal pericolo di parlare dei giovani senza far parlare i giovani, lasciandoli a distanza di sicurezza. I giovani non mordono, possono avvicinarsi e hanno l'entusiasmo. E voi, oltre all'entusiasmo, avete la chiave del futuro. Cari giovani, tornando dalle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie, a Teramo, a Panama, in Russia, in Irlanda, a Taiwan, non lasciatevi zittire. Certo, chi parla può sbagliare, e anche i giovani qualche volta sbagliano. Sono umani, peccando di imprudenza, per esempio. Ma non abbiate paura di sbagliare e di imparare dai vostri errori. Così si va avanti. Se qualcuno, compresi i vostri genitori, i vostri sacerdoti, i vostri insegnanti, proverà a chiudervi la bocca, ricordate loro che la Chiesa e il mondo hanno bisogno anche dei giovani per ringiovanire se stessi. Persone e governi capaci di rinunciare a interessi particolaristici per offrire ai nostri figli un orizzonte di unità che sappia valorizzare le differenze e perseguire un destino di pace e di sviluppo di cui anche il mondo ha estremo bisogno. E quindi sarà un grande compito, se vogliamo continuare a vivere in pace assieme ai nostri vicini, dovremo occuparci dei loro problemi nella ricerca di una soluzione. Osservatore Romano con la data di lunedì 14, martedì 15 maggio. Basta odio e violenza, a Regina Coeli l'appello di pace del pontefice dopo gli attentati in Indonesia. Mentre a Gerusalemme apre l'ambasciata statunitense, decine di palestinesi uccisi al confine con Gaza. Attacco contro i cristiani, gli attentatori appartenevano alla stessa famiglia. Visita ad Limina dei presuli della conferenza episcopale regionale cinese.